tempi che ci siamo prefissati. Per questo io chiamo adesso Suor Tarcisia Carmeletto, direttore dell'Ufficio per il Dialogo Interreligioso per l'Ecumenismo, e il professore Dario Tomasello. Il loro compito sarà quello di spiegare, di raccontare un po' l'iniziativa di questi percorsi. È il secondo ciclo, è il secondo anno. Suor Tarcisia e Dario ci aiuteranno a capire come è nata questa iniziativa e come si sta sviluppando. Buonasera a tutti. Mi è chiesto di, e poi cedo la parola naturalmente a completamento, il motivo per cui siamo insieme. Allora, partirò da un'accusa che viene fatta spesso agli occidentali, cioè il fatto che siamo tutti cartesiani, cioè che vogliamo dire le cose chiare, distinte, razionali e logiche, e dopo non facciamo più posto alla persona concreta. Tra noi e la persona che incontriamo mettiamo il paravento delle nostre idee. Noi siamo qui invece per guardarci in faccia. L'altro aspetto che vorrei mettere in evidenza è questo. Causa del maltempo, causa dei disastri, viviamo tutti in allerta, siamo tutti allertati. E questa allerta ci mette paura alla fine, ci mette ansia. E l'ansia è una cattivissima consigliera, perché tutto ciò che può suggerire è quello di difendersi e di chiudersi, i famosi muri che continuiamo a costruire. Allora, siamo insieme in realtà per cercare la verità insieme, perché la verità non è monopolio di nessuno. E nell'incontrarsi, nel riconoscersi, e mi piace sottolineare questa parola, questo verbo, riconoscere, che può significare due cose, cioè imparare a conoscerci sotto un'altra luce, ma anche permettere all'altro di manifestarsi per quello che è. Lasciare che l'altro ci venga incontro con la sua realtà. Allora è proprio per questo che l'altro anno abbiamo iniziato i 5 incontri tematici, e visto che sono stati utili, buoni, proficui, e ci hanno permesso davvero di conoscerci un po' meglio, continuiamo a farlo con l'intento che, ritrovandoci, approfondendo questa possibilità di conoscerci meglio, siamo un po' tutti riportati a casa. E per me la casa vuol dire essenzialmente l'obbedienza al Creatore. La mia casa è l'obbedienza a quel Dio che ci ha voluto diversi, perché proprio l'altro anno mi ricordo che è stato spiegato molto bene questo, che nel Corano, adesso non voglio, però l'ho imparato bene, vedi? Se Dio avesse voluto farci uguali l'avrebbe già fatto Lui, in realtà ci ha voluto diversi, però partecipi di una comune umanità. E allora, se prima di presentare rapidamente i cinque temi di quest'anno, volevo fare riferimento a questo libretto che mi è servito molto, Leila della Tempesta. È un libretto che è stato pubblicato recentemente e riporta il dialogo di una giovane donna tunisina arrivata in Italia con i famosi barconi, che entra presto nel giro della droga, purtroppo, ed è in carcere. E ha una serie di incontri con un frate, e uno degli argomenti che insieme cercano di capire, bello, no? Capire insieme, è il termine tadammun. Lo leggo perché rischio di non dirlo bene come scritto qua. Una delle meraviglie della lingua araba è la sua capacità di passare da cose concrete a sentimenti,
da idee astratte, modificando solo un pochino la parola di partenza. È come giocare con i mattoncini dell'ego. Tadamun viene da Damina, un verbo che serve a esprimere i concetti di spazio, di movimento. Vuol dire essere dentro, ma anche includere, racchiudere. Basta poi mettergli davanti una ta e sostituire una vocale in fondo per avere Tadamun, che vuol dire includersi a vicenda, uno dentro l'altro, come in un abbraccio che ti fa sentire al sicuro, mentre tu proteggi chi ti protegge. Credo che dica molto bene questa reciprocità a cui siamo chiamati, ed è per questo motivo che la consulta dei laici, Migrantes, Caritas, l'ufficio ecumenico e la comunità islamica, quest'anno poi l'abbiamo progettato ad avere insieme, no? Partendo dallo zero, proprio l'abbiamo pensato insieme. Si è pensato a questa serie di 5 incontri che tratteranno dei pilastri della fede islamica, però riconosciuti come pratiche dell'umanità religiosa. Allora questa sera cominceremo con l'elemosina, il dovere religioso e di giustizia umana, digiuno, pratica morale di disciplina e di purificazione per il recupero della sobrietà che riconosce e fa spazio all'essenziale, pellegrinaggio, che è la dinamica dell'uomo storico che è sempre in esodo attraverso i tempi e i luoghi della vita. E poi ci sarà una tematica molto particolare, è quella dell'autorità e della fede, come i due aspetti in rapporto alle scritture diventano un servizio alla libertà dell'uomo. E infine l'ultimo incontro sarà una serie di esperienze in dialogo, quindi esperienze già vissute, proprio per non rimanere cartesiani ma incominciare a incontrarci nella concretezza dei gesti della vita. Buonasera, Bismillahirrahmanirrahim, nel nome di Dio il clemente e il misericordioso, Alhamdulillah, grazie a Dio per averci riuniti ancora una volta qui per un progetto che è nato insieme e cresciuto insieme tra le due comunità presenti in città, quella cristiana e quella islamica. Noi siamo molto felici innanzitutto di aver potuto dare continuità, grazie a Dio, a questo progetto. Sappiamo che una delle difficoltà maggiori, non solo in questa città e in questo tempo, è proprio quello di dare continuità ai progetti che siano animati come questo, dell'intenzione del tutto gratuita di incontrarsi, di riconoscersi a vicenda. Ribadisco con fermezza le parole già utilizzate da Suor Tarcisia, e nel riconoscerci iniziare a intraprendere un viaggio alla conoscenza di quel Dio e di quella verità divina che non ci appartiene ma alla quale noi apparteniamo tutti. Da questo momento il viaggio che comincia, che è cominciato, è un viaggio di scoperta dell'altro e quindi di scoperta di noi stessi. Ed è un viaggio entro il quale noi vediamo che le religioni possono non solo parlarsi all'interno nel quadro di una necessità o di un'urgenza, addirittura di un'emergenza come quella dettata dai tempi in cui viviamo, emergenza di carattere sociale, emergenza di carattere politico. Io credo che l'assunto precipuo di questa nostra iniziativa sia appunto quello di ascoltare reciprocamente e quindi dirsi reciprocamente il bisogno che abbiamo di Dio, la necessità che abbiamo di convocarlo, il bisogno che abbiamo di affidarci a Lui, e questo bisogno di affidarci, quindi scoprirci per quello che siamo, ecco che non può esserci spazio per alcuna arroganza, scoprirci poveri, scoprirci Suoi servitori, scoprirci al servizio
al suo servizio e quindi al servizio dei nostri fratelli. In quel brano che Suor Tarcisia stava leggendo, poi si faceva più avanti riferimento a un detto magnifico del nostro profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, su di lui la pace e la benedizione divina, in cui il profeta dice appunto: la yumino adukum atta yuhibbuli hakim yuhibbuli nafsi. Nessuno è veramente credente, nessuno crede se non desidera per il proprio fratello quello che desidera per se stesso. E che cosa desideriamo per noi stessi se non appunto non immediatamente l'assolvimento di una riparazione, un'emergenza, che quella certamente è come su tutti noi, ma innanzitutto noi desideriamo per noi stessi, così come dovremmo desiderare per i nostri fratelli, gioia, festa, pace. E quindi vediamo che questa nostra ricerca e le religioni sono essenzialmente, persino in un tempo come il nostro, uno spazio di gioia, uno spazio di libertà, uno spazio di libertà che è condizione inequivocabile per poter mettersi in cammino verso Dio, e è uno spazio di conoscenza. E io credo che in questo anno questo progetto sia cresciuto essenzialmente dentro questi percorsi, queste coordinate. Percorsi che ci hanno portato, probabilmente hanno portato molti di noi, spero di non sbagliarmi, se Dio vuole, a passare, diciamo, da un piano di riscoperta, forse anche dettata dall'emergenza o dalla paura, che era quella a cui faceva riferimento anche giustamente Suor Tarcisia, a uno spazio di arricchimento reciproco, di conoscenza reciproca, al bisogno infinito, urgente, assoluto che abbiamo di Dio. Al bisogno assoluto che abbiamo di Dio, ed è, diciamo, su questo piano che i problemi che spesso vengono ventilati, vengono agitati come uno spauracchio, diventano opportunità, diventano occasioni, diventano, per dirle una parola che forse riassume quello che sarà l'incontro anche di oggi, uno slancio verso la carità nei confronti dell'altro, cioè verso l'essere generosi nei confronti dell'altro. E gli altri incontri sono stati già appunto elencati benissimo da Suor Tarcisia, fanno riferimento in qualche modo anche ai nostri pilastri, e sono pilastri che in qualche sono comuni, però, perché la tradizione a cui ci riferiamo in particolare come comunità islamica, ci piace ricordarlo, verrà ribadito spesso e in particolare in occasione della discussione sul pellegrinaggio, è una tradizione che discende da Abramo, che è il padre a cui facciamo riferimento dentro questi tempi ultimi che viviamo, e diciamo per una tradizione primordiale che riassume essenzialmente dentro quest'angolo noi e voi e i nostri fratelli ebrei, che in assenza comunque sono in qualche modo evocati. Bene, grazie a tutti, siamo molto felici per questo nuovo inizio e ringraziamo e riconoscenti per questo innanzitutto a Dio, e diciamo adesso lasciamo la parola a Santino Tornesi. Io devo dire, il lavoro fatto, piace ricordare il lavoro fatto in team con le organizzazioni, con l'associazionismo legato all'arcidiocesi, e c'è un senso di fraternità che è già vissuto, e il progetto è innervato esattamente da questo senso di fraternità che è già vissuto, e noi speriamo di avvicinarci perlomeno, se non di essere all'altezza di ciò a cui ci invita il nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in quella ditta che ho riferito, così come ci invita Sayyidina Isa alaihi salam, cioè il nostro Signore Gesù, su di lui la pace. Grazie. Grazie a Suor Tarcisia, grazie a Dario per aver ricordato di questa collaborazione nel momento della preparazione di questi percorsi, quello dello scorso anno e il percorso di quest'anno. Il percorso di quest'anno prevede una novità, pensata insieme durante gli incontri, quello di scegliere un simbolo per ognuno di questi incontri, un simbolo che rappresenti il tema dell'incontro, e ognuno degli organismi, ogni incontro dedicherà questo momento, preparerà questo momento. Al primo incontro è toccato alla Caritas diocesana, e di questo ringrazio Chiara Pistorino che ha preparato questo momento, e chiamo qui i ragazzi del servizio civile che presenteranno il simbolo. Elemosina è una parola che deriva dal greco e significa misericordia. L'elemosina, quindi,
dovrebbe portare con sé tutta la ricchezza della misericordia. E come la misericordia ha mille strade, mille modalità, così l'elemosina si esprime in tanti modi per alleviare il disagio di quanti sono nel bisogno. L'attenzione è quella di non svuotare questo gesto del grande contenuto che possiede. Il dovere dell'elemosina è antico quanto la Bibbia e nel Deuteronomio viene data anche un'indicazione precisa. Dai generosamente e mentre doni il tuo cuore non si rattristi. Ciò significa che la carità richiede anzitutto un atteggiamento di gioia interiore. Ci sono pagine importanti nell'Antico Testamento dove Dio esige un'attenzione particolare per i poveri, che di volta in volta sono i nulla tenenti, gli stranieri, gli orfani e le vedove. Chiede di ricordarsi di loro. Fare l'elemosina quindi non è un gesto per essere lodati e ammirati dagli uomini per la nostra generosità, ma è occasione di incontro, di prossimità, come il simbolo scelto. L'elemosina è scegliere di fermarsi e dare precedenza all'incontro. Non è quindi l'apparenza che conta, ma la capacità di fermarsi per guardare in faccia la persona che chiede aiuto. Ognuno di noi può domandarsi: io sono capace di fermarmi e guardare in faccia, guardare negli occhi la persona che mi sta chiedendo aiuto? Sono capace? Non dobbiamo identificare quindi l'elemosina con la semplice moneta offerta in fretta. Senza guardare la persona e senza fermarsi a parlare per capire di cosa abbia veramente bisogno. L'elemosina è un gesto di amore che si rivolge a quanti incontriamo. È un gesto d'attenzione sincera a chi si avvicina a noi e chiede il nostro aiuto nella consapevolezza che ogni uomo è bisognoso. Questo significa coinvolgersi con il povero, fermarsi e imparare a leggere nei suoi occhi la nostra stessa povertà. Sì. Grazie ai giovani del servizio civile. Adesso è il momento dei saluti e tocca a me chiamare dottor Refat Mohamed, presidente della comunità islamica di Messina, e poi chiamare Monsignor Accolla, pastore di questa chiesa locale, chiamato da poco tempo a servire questa porzione del popolo di Dio a lui affidata. In questa porzione del popolo di Dio c'è anche questa bella realtà che è quella della comunità islamica di Messina. Prego. Non nascondo la difficoltà, ma più ancora che la difficoltà, la gioia dell'incontro e dell'iniziativa. Devo veramente ringraziare il buon Dio di questa possibilità dell'incontro. Mi devo fermare allo stop e dare la precedenza, perché ciò coglie il senso e la dimensione della carità. Sento di ringraziare il Signore per questa comunità viva della Chiesa messinese, sempre aperta e sempre attenta ad opportunità di incontri e di crescita. Quindi il mio saluto è quello di augurare a tutti una grande capacità di ascolto, una grande capacità di donazione reciproca. Grazie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pace a voi e buona serata a tutti. Veramente stasera sono emozionato, perché confesso, da quando siamo iniziati di tanti anni fa, non pensavo che veramente la volontà di Dio esiste, che si fa conoscere la pace attraverso conoscerti di altre religioni. Questa sono fiero, e fiero anche delle fratelli coorganizzatori, dalla parte nostra, dalla parte della Chiesa totale. E
E stasera un altro anche ringraziamento particolare della Sua Eccellenza che attraverso noi, unito con noi nei primi giorni da Lui a Messina qua, si vede che l'umiltà è realmente, questo è un sincero di vederla, l'umiltà esiste e le piacere da noi insieme arrivare, conoscere entrambi per sapere la verità e conoscere fra uno e l'altro. E non voglio aggiungere altro di quello che hanno detto le fratelli. Voglio solo non perdere ancora più tempi preziosi di questa serata. Faccio annunciare il mio saluto dalla nostra comunità islamica di Messina attraverso noi e la comunità islamica di Sicilia attraverso il nostro presidente, purtroppo lui fuori della Sicilia per un impegno già programmato prima, ma lui verrà da noi di uno di questi 5 incontri e il presidente del OCOI, l'Unione Islamica d'Italia, che loro già sono fieri di noi e stiamo andando a trovare, a fare conoscere la verità per tutti quanti. Io voglio ringraziare a voi tutti quanti presenti perché questa è la verità e questa è la realtà di incontri, le religioni, come ha detto il Santo Papa, le religioni non sono di guerra e questa è la realtà, è il vero di incontro di guerra, allora dobbiamo conoscere, si conoscere per trovare, togliere tutto il dubbio quelle fra uno e l'altro, solo così possiamo avanti e l'auguriamo e sono fiero di essere, siamo a Messina, tutti uniti insieme per la pace. Grazie di tutti. Adesso ci mettiamo in piedi perché è il momento della preghiera. Permettetemi di dedicare questo momento di preghiera a chi più di tutti soffre a causa dell'impoverimento. A volte siamo anche indifferenti, anche la nostra città. Quante persone arrivano alla ricerca di un futuro migliore perché impoveriti dal nord ricco del mondo e spesso queste persone non trovano nessun tipo di accoglienza. Voglio dire questo perché anche questa realtà unisce le due comunità, quella cristiana e quella musulmana. Domenica 15 gennaio, primo sbarco nella nostra città, primo sbarco del 2017. Numeri, forse sì, dei numeri, perché a stare lì al porto sembrava fossero solo dei numeri. 305, due codici rosa, donne violentate nell'attraversamento dei vari paesi, in particolare nella Libia, ma il numero che faceva più fatica ad essere riconosciuto come qualcosa di possibile ai nostri giorni, due morti, un ragazzo di 15 anni della Nigeria, cristiano, un ragazzo di 22 anni della Sierra Leone. Allora dedichiamo a loro, a tutti quanti, a quelli che ancora sperano che questo viaggio possa diventare davvero motivo per migliorare la propria vita, la propria esistenza, e la dedichiamo anche a tutti coloro che nell'attraversamento del Mediterraneo hanno trovato non il loro sogno ma la loro fine. Allora per questo chiedo a Mohammed Refat di aiutarci a pregare con la prenta della prima sura. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Nel nome di Dio, il clemente e il misericordioso. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Lode a Dio, Signore dei mondi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Il clemente e il misericordioso. Malik Yawm Ad-Din. Sovrano del giorno del giudizio. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Te adoriamo, a te chiediamo soccorso. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guidaci sulla retta via. Sirat al-lazina an'amta alayhim. Via di coloro sui quali hai diffuso la tua grazia. Ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin. Non la via di coloro con cui sei adirato, né la via di coloro che vagano nell'errore. Amin. Amin. Adesso Monsignor Accolla ci aiuterà a pregare con la preghiera del Padre nostro. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi bene, adesso chiamo la moderatrice dell'incontro, Caterina Pastura, e i due relatori ad accomodarsi al tavolo. Datemi due minuti perché il passaggio dal freddo alla presentazione, però io non so stare bardata, quindi abbiate pazienza solo un momento. Compiuta l'operazione, che al contrario di quello che accade durante una funzione è vestimento, io invece vado per alleggerimento. Innanzitutto buonasera e grazie agli organizzatori di questo incontro per aver pensato a me come umilissima moderatrice di questo appuntamento, che trovo sia straordinario sia impegnativo. Per me personalmente è impegnativo perché devo subito fare un'ammissione che non è di colpa, ma è un'affermazione di lealtà. Mi sento un po', per certi aspetti, fatemi essere ironica, come il diavolo in mezzo alle acque sante, perché non ho una frequentazione, pur avendo una formazione cattolica, non posso dire di essere un praticante di nessuna religione. A mio modo però sono credente, e sono credente perché ho una preoccupazione verso la verità e ho una preoccupazione, una cura, è l'espressione che adopererei più facilmente, verso qualcosa che nell'umano viene sempre più meno negli ultimi tempi, ma in questi ultimi tempi sono molto lontani, e quella mia preoccupazione, quella cura è l'attenzione. Sono convinta che l'intelligenza e il cuore non possano essere separati, pertanto tutte le occasioni che mi fanno tenere vicino quello che apparentemente è contrastante, come nel mio caso una laicità che si confronta con due religioni, trovo che siano le occasioni per mettere alla prova sia il proprio bisogno di verità che la propria capacità di essere umili, per cui non posso che ringraziarvi di questo invito e della vostra attenzione. Appartengo a una generazione che è stata formata nel pensiero e nel dovere dell'elemosina.
Sono stata cresciuta con un padre, una madre e dei familiari che mi hanno insegnato, io sono nata alla fine degli anni 50, che mi hanno insegnato di dover sempre badare a quelli che hanno meno di me, sin da quando andavo a scuola, dai miei vicini di casa, non eravamo ricchi e ancora meno lo erano molti dei miei compagni di scuola. E però sono cresciuta anche con la paura di chi si dovesse trovare nelle condizioni di chiedere l'elemosina. Quindi insieme una formazione che penso appartenga a molti di noi, che tiene insieme la cura verso l'altro e la preoccupazione per sé e per tutto quello che può metterci nelle condizioni di conoscere una sventura. Questo giusto come presentazione generale. Adesso poi entriamo nel particolare a cui ci condurranno i nostri ospiti. Non prima però di avere premesso un piccolo dettaglio. Anche io a mio modo mi sento a casa qua dentro e penso che quello che accade qui, come sempre gli spazi parlano, è raccontato dallo spazio in cui ci muoviamo. Le colonne di qualunque pensiero e di qualunque differenza religiosa in questo momento noi ce le abbiamo proprio visibili. Ce li abbiamo nello spazio che ci circonda e questo è rassicurante e insieme un monito del fatto che non inventiamo niente, semmai possiamo trasformarlo e spereremmo in meglio, ma non succede sempre perché abbiamo tradizioni complicate alle spalle, abbiamo un'eredità, più eredità che ci raggiungono senza testamenti. E quindi la difficoltà di portarle avanti è proprio quella di misurarle con queste differenze. Peraltro fatemi dire che io sono tra le piccole rotelle di un'altra occasione in cui siamo lieti di proporre differenze che si confrontano ogni anno in ottobre in questa città, che è appunto Sabirfest, il Festival della Cultura e della Cittadinanza Mediterranea, in cui ci sono molte occasioni in cui religiosi di varie appartenenze, pensatori di varie appartenenze e gente normale come tutti noi si confrontano su quello che oggi sarà il nostro tema e su cicli di riflessione o appuntamenti di confronto come quelli che voi stiate affrontando e a cui sarò lieta anche nelle prossime occasioni di, se il tempo me lo consente, il lavoro pure, di partecipare come ascoltatrice. Allora, io non ho passione, devo dire, per i pedigree. Penso che tutti conosciate Felice Scalia, penso che tutti conosciate la sua attività di studioso, il suo impegno quotidiano, la sua figura di persona innanzitutto, quindi non mi dilungherò su Felice, che è un amico e mi sentirei anche a disagio a presentare un amico. Mentre sono lieta di conoscere, lo vedo qui in questa occasione per la prima volta, Ibrahim Gabriele Yungo, di cui per avere letto quello che fa posso raccontarvi quello che io stessa ho letto, ma avremo piacere di ascoltarlo tra poco, quindi molti di voi lo sapranno meglio di me, è docente di teologie islamiche e di storia del pensiero islamico contemporaneo presso il Master in Fonti, Storie e Istituzioni dei Monoteismi dell'Università Cattolica di Milano, ha insegnato in diversi seminari accademici ed università, tra cui Milano Bicocca e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano, nonché l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e la Diocesi di Ivrea, ma in realtà anche lui, come Felice e come parecchi di noi, e forse ce lo potrà dire lui stesso se ne avrà voglia, è molte cose. D'altra parte ciascuno di noi non è mai una cosa sola. Ecco, allora io vorrei cominciare proprio da questo non essere una cosa sola e dal fatto che mi hanno colpito sia in quanto ho sentito prima chi mi ha preceduto più volte ripetuto, sia per quello che mi è capitato nel tempo di leggere ma anche di ascoltare recentemente da Papa Francesco, ci sono delle figure che sono le figure chiave e destinatarie dell'elemosina che oggi è in questione e queste figure si ripetono in qualunque religione, si ripetono in quella cristiana, in questo caso come in quella islamica, e si ripetono come se fosse
non ovvio che fossero loro i destinatari, ma come se si dovesse tener fermo un dettaglio, che queste persone non possono mancare di essere destinatarie di quel gesto di attenzione e di carità, torniamo sempre all'etimologia, che non è, secondo me, è anche un po' più complessa di misericordia dal mio punto di vista, che è quella di avere pietà, dalla radice greca di elemosina. Allora, io vorrei chiedere a entrambi, e per dovere d'ospitalità Felice sarà sicuramente d'accordo con me, comincerei da Ibrahim Concesso, se entrambi riassumeste queste figure che sono destinatari del mondo. Dico nell'ordine in cui le ricordo io, non nell'ordine in cui nelle strutture di solito vengono proposte: l'orfano, la vedova, il povero, in qualche punto appare e scompare il forestiero, il diamante. Queste figure, sicuramente ne ho dimenticata qualcuna, sono presenti in entrambe le religioni, però io credo che l'Islam ci consenta di distinguere già la definizione di elemosina, perché noi non siamo abituati a vederla così, in una doppiezza nel senso di doppio significato, non di ambivalenza, in un doppio significato che già i termini arabi pongono. Allora io vorrei che Ibrahim ci conducesse in questo doppio registro, che da una parte è di ordine, o così sembra, economico. Quindi entriamo anche in un rapporto tra la spiritualità e l'economia e persino la vita quotidiana a cui la religione islamica ci facilita l'approccio, e dall'altra parte invece un altro termine, un'altra definizione che precisa il rapporto con l'elemosina, che non è soltanto quello di tipo economico. Io mi taccio momentaneamente e poi reinterverremo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nel nome di Dio, il clemente e il misericordioso. Innanzitutto vi ringrazio per l'invito, per l'ospitalità. Sono molto contento di tornare qui. Da poco tempo fa, era maggio quando ci siamo incontrati l'ultima volta, era l'ultimo incontro del ciclo precedente e mi avevano invitato a partecipare, e sono contento di essere qui al primo incontro del ciclo successivo, perché è come se riprendessimo un po' il filo del discorso, quello che ci stavamo dicendo. E i temi che stiamo affrontando sono particolarmente adatti, perché a maggio parlammo o introducemmo il tema della misericordia. Ebbene, oggi parliamo dell'elemosina, variamente tradotta, diciamo, dagli possibili termini arabi, e sicuramente l'elemosina è innanzitutto una grande, se non la principale o più conosciuta, espressione o manifestazione della misericordia. In un'epoca, ne parliamo, in un'epoca in cui la misericordia, l'altruismo si sta desertificando. È un'epoca di egoismo. Ma l'elemosina non è solo questo, non è solo una manifestazione di misericordia, è un'espressione a un livello più alto dell'ordine divino. Vedremo brevemente come l'elargizione dell'elemosina, il riconoscimento del diritto di alcune persone all'elemosina, è l'instaurazione del diritto di Dio sulla terra, in un'epoca particolarmente disordinata e disorientata. Ebbene, noi ragionando sull'elemosina è come se stessimo facendo il commentario alla preghiera che abbiamo sentito prima: sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno così in cielo come in terra. Brevemente, per dialogare poi sulla questione, l'elemosina, abbiamo detto, è uno dei pilastri dell'Islam, Arkan el-Islam, cioè quei precetti fondamentali che tengono in piedi la casa della fede. E fra tutti i precetti dell'Islam è quello forse meno conosciuto dai non musulmani, anche perché è meno visibile. La preghiera, con la questione delle moschee e dei luoghi di culto, è molto visibile nello spazio pubblico. Così il pellegrinaggio è conosciuto come un andare dei musulmani in un certo luogo, e il Ramadan
diventa una parte, diciamo, della vita civile quando si sa che i musulmani digiunano in quel mese. Ma dell'elemosina si sa poco o nulla. E invece è particolarmente importante, e i sapienti musulmani l'hanno chiamata la sorella dell'orazione rituale, la sorella della preghiera. Perché? Perché questi due precetti vanno a formare quello che un sapiente musulmano disse è il segno della croce per i musulmani. Alcuni sapienti musulmani hanno detto: i cristiani hanno conservato il segno della croce, ma anche i musulmani ne conservano il significato. E cosa significa? Significa che l'orazione rituale, la preghiera 5 volte al giorno, è la relazione personale del credente o della creatura con il creatore. È quello che è la ricerca della pace. Ma questa ricerca non è autonoma, non è autoreferenziale, non è egoista. Deve riflettersi su tutta l'esistenza del credente, quindi da una dimensione verticale di rapporto con il creatore a una dimensione orizzontale, in cui questo rapporto irraggia le sue benedizioni su tutta l'attività, l'opera umana della creatura e quindi su tutta la società circostante. L'elemosina è la traduzione della volontà di Dio da parte del credente sulla società, sulle sue azioni personali e quindi sulla società in cui si trova. Per rispondere a quello che è stato chiesto, l'elemosina, fra le tante cose, nel senso di zakè, quindi l'elemosina intesa come precetto, e poi vedremo l'elemosina intesa come slancio di benedizioni o di benefici, ma l'elemosina come precetto è un precetto molto ben ordinato, cioè si rifà sulle persone adulte che abbiano un certo ammontare di capitale, che dopo il suo utilizzo per i loro bisogni esistenziali va elargito in parte, che è circa il 2,5%, a specifiche categorie di persone, e alcune sono state ricordate adesso, quindi i poveri, gli indigenti, i viandanti, noi diciamo anche le forze dell'ordine, cioè coloro che operano per la sicurezza di tutta la comunità, per ripianare i debiti dei debitori e così via. Sono specifiche categorie. Allora, riprendendo in seguito il discorso per sviluppare anche un dialogo su questi punti, noi diciamo che ovviamente, come ogni cosa nella rivelazione, non è un caso che ci siano delle categorie specifiche. Innanzitutto perché l'elemosina e la solidarietà non è casuale, diciamo. L'elemosina è progressiva. Innanzitutto si è incoraggiati a partire dalle situazioni che sono più vicine a noi. Siamo incoraggiati a non guardare a chi è molto lontano da noi, ma iniziare dalla propria famiglia, quindi dal proprio vicinato, quindi dal proprio quartiere e così via, la città e così andando. Questo vuol dire che l'elemosina è un elemento di integrazione con le specifiche condizioni del contesto in cui ci troviamo. L'elemosina non è casuale, non è fine a se stessa, ma dobbiamo capire quali esigenze ci sono attorno a noi, quali sono prioritarie rispetto ad altre e quindi quali situazioni dobbiamo andare a soccorrere prima di altre. L'elemosina inoltre in questo soccorso è ciclica, è periodica. Ogni anno si calcola l'elemosina, col passare di un anno l'elemosina viene versata. Anche in questo senso vuol dire che in ogni periodo noi abbiamo bisogno di interagire con il bisogno dell'altro. Non è una cosa che avviene una volta ogni tanto, non è una cosa che deve soddisfare il nostro bisogno autoreferenziale di mostrarci solidali o di mostrarci benefattori rispetto ad altri. Anzi, il profeta, su di lui sia la pace, disse: la vostra sinistra non sappia quello che fa la destra. Non solo non lo sappiano gli altri, ma dimenticatelo tu stesso, dai e non ti attribuire il merito di quello che dai. E qui, e lo riprenderemo forse più tardi, viene quello che è il carattere, diciamo, decisivo in ambito della dottrina islamica del senso dell'elemosina. L'elemosina non viene considerata come un dono, la zakè, non è un dono gratuito che una persona decide di dare agli altri. L'elemosina in ambito islamico è compresa innanzitutto come una restituzione. E questo lo dicevano anche i padri della Chiesa, come San Basilio,
quando disse: non vi considerate forse avari e ladri a trattenere per voi quello che vi è stato elargito affinché lo distribuiste? Allora, quello che noi diamo in elemosina in realtà non sono altro che dei beni altrui che Dio ci ha dato in gestione e che ci è richiesto di restituire ai loro legittimi proprietari. In questo senso, qui si apre il grande ambito dell'elemosina intesa come purificazione non solo dei beni, quindi purificare i propri beni dal fatto di avere in gestione dei beni che però vanno restituiti, e quindi si purificano i propri beni, ma vuol dire purificare se stessi dall'idea che io abbia una proprietà in senso assoluto, dalla purificazione dall'egoismo, purificazione dall'idea che io mi possa portare da prima della mia vita e poi dopo nella tomba una proprietà che invece Dio distribuisce fra le creature, mi invita a redistribuire secondo il suo ordine, e così mette in discussione anche il senso del mio egoismo, il senso del mio individualismo, ma questo forse lo potremo approfondire in un secondo momento. Allora, giusto per sintetizzare, se non sbaglio, la citazione dal Corano, da cui traevo l'elenco di prima, invitando a intervenire Ibrahim, le elemosine sono per i bisognosi, per i poveri, per quelli incaricati di raccoglierle, per quelli di cui bisogna conquistarsi i cuori, per il riscatto degli schiavi, per quelli pesantemente indebitati, per la lotta sul sentiero di Allah, per il viandante. Ora comincio, continuo a innescare sassolini nel meccanismo, a mettere piccolissime pietre d'inciampo, ma non per cattiveria, ma per capire. Allo stesso modo Papa Francesco in uno dei suoi ultimi discorsi chiamava in causa, li sintetizzavo così, il bisognoso, la vedova, lo straniero, il forestiero, l'orfano devono sempre essere quell'altro che devi avere cura di tenere alla tua attenzione e di pensare come poterlo sostenere. L'elemosina di cui ci parlava poco fa Ibrahim, a volere essere irriverenti, per certi aspetti mi ricorda una gabella. Abbiamo persino una percentuale che si attesta intorno, diceva, al 2,5%, però fatemi scendere, no, io sono tra due teologi, quindi ripeto, sono uno strano animale in questo contesto, quindi forse abbasso di molto il livello della conversazione. Però mi fa lo stesso effetto di quando, studiando la storia, leggevo di questi papi e di questi sacerdoti e di questi prelati che parlavano della povertà e però poi si ergevano chiese sontuose, ricchezze straordinarie, traboccavano nelle vite personali di questi soggetti, e io continuo a vedere sceicchi, petrolieri, personaggi che non rinunciano facilmente, anche perché non possono rinunciare volontariamente secondo questa fase dell'elemosina, ma è una prescrizione, no? Che deve essere seguita, e che nell'una chiesa come nell'altra non so quanto sia effettivamente eseguita. Per esempio, magari mi risponderai dopo, però chi controlla che questo famoso 2,5% viene prelevato? E questo mi fa ripensare alla parola elemosina, mi fa ripensare a quella misericordia, mi fa ripensare a quello che colloca in termini lessicali la misericordia, se non proprio come opposto, come distinto da un'altra parola, l'elemosina, scusate, come distinto da un'altra parola che è il dono. Il dono e l'elemosina hanno un punto in cui qualunque chiesa e qualunque essere umano può essere chiamato a capire quali siano i nessi e anche le distinzioni, e quel nesso è la carità. Ecco, io a questo punto, dopo che abbiamo visto i due fronti del modo di considerare l'elemosina nella religione islamica, vorrei chiedere a Felice
Questo passaggio della carità che rende possibile distinguere l'elemosina dal dono, ma poi siamo così certi che questo dono e questa forza del donare, che invece l'antropologia ha molto riportato oggi più che mai all'attenzione del mondo e nel suo peso e nel suo significato, proprio per questa mancanza di attenzione reciproca tra gli esseri umani. Allora, la differenza tra l'elemosina e il dono è la forza di una, di qualcosa che è più di una parola, come la carità, nel capire di che cosa stiamo parlando. Ma innanzitutto buonasera a tutti, ovviamente anche i miei saluti. Seconda cosa, Katia, butta pietre, ma grazie ma a Dio. Nasconde la mano. Non nascondo la mano, meno male. E io risponderò a questa domanda, anche perché me l'ero fatta già prima. Da certi punti di vista potremmo fermarci qua, perché moltissime delle cose che ha detto il nostro fratello Ibrahim sono esattamente identiche a quelle che noi professiamo nella religione cattolica, o meglio, nella tradizione ebraico-cattolica, ebraico-cristiana. Tuttavia io sono stato preso un poco dai 35 minuti che Chiara mi dà, per cui, contrariamente a quello che cerco e spesso faccio, leggerò. Pazienza. Allora, una premessa, scusatemi. Il problema dell'elemosina è uno dei più complessi nella nostra vita pratica ed è uno ancora oggi dei problemi più confusi, perché appunto, come un pochino è stato detto alla fine degli incontri, forse l'elemosina nasceva in un periodo di tempo in cui nessuno ancora aveva scritto l'origine della ricchezza. Si pensava che si nascesse ricchi, come si nasce maschi o si nasce femmine. Oggi siamo un poco più smaliziati, o se volete, forse guardiamo le cose in un modo più complessivo e più complesso. Per cui forse tutto quello che io vi dirò riuscirà solo a confondere le acque, non a chiarirle. Tanto per dare la botta gesuitica, San Ignazio di Loyola ha fatto regole per tutti, ma forse pochi conoscono che ci sono le regole per la distribuzione delle elemosine. Se già nel 500 questo era un problema, vuol dire che forse è un problema che ancora ci perseguita. Allora, una premessa, e questa me la spiego subito senza leggerla: l'elemosina appartiene alla pratica, si potrebbe dire tranquillamente, di ogni religione. E nel caso particolare le religioni abramitiche, quindi religione ebraica, religione cristiana, religione islamica, queste qui ce l'hanno nel loro sangue, si potrebbe dire nel loro DNA. Se mi avessero detto di parlare dell'elemosina, io non mi sarei entrato in confusione. Ma siccome parlano di dovere religioso e giustizia umana, allora mi sono accorto di come le cose veramente siano parecchio complesse. Brevissimamente ricordo cose che già conoscete. Che Gesù di Nazareth è un pio ebreo, educato nell'ebraismo, anche se lui ha un'esperienza di Dio differente da quella ufficiale che si esplicava nel suo tempo nel Tempio. Lui trova questa pratica dell'elemosina, quindi non la inventa, la trova nel suo popolo e la vive. Non soltanto la prova, ma la vive, come sembra accennare già chiaramente nel Vangelo di Giovanni, nell'ultima cena, pare che avessero una sorta di budget, la cassa che teneva Giuda avesse un budget per dare in elemosina. Quando fai l'elemosina, l'ha ricordato Ibrahim, non sappia, lo sappia soltanto Dio, manco la tua mano destra, quello che fa la sinistra o viceversa, poi non preoccupatevi di pulire il piatto, ma preoccupatevi di dare in elemosina quello che c'è dentro,
Luca 11, vendete i vostri beni e dateli in elemosina. Da 12 parlo, sono accenni, ma potrebbero essere molto più numerosi. E poi, se vuoi essere perfetto, se vuoi raggiungere il tuo telos, se vuoi essere teleios, vendi tutti i tuoi beni e dalli ai poveri. Qui c'è qualche cosa veramente di estremo. Inutile dire che negli Atti degli Apostoli si parla diverse volte di questa pratica che è gradita a Dio, che cancella i peccati, eccetera. E vedete, se per ogni credente nulla può essere gradito a Dio se non è anche decisivo per l'uomo, un tramonto, una dimenticanza dell'elemosina è anche un tramonto e una dimenticanza di umanità. I discepoli di Gesù non hanno mai dimenticato questa pratica lungo i secoli, neppure nei tempi più bui della Chiesa. Qualcuno ha detto si sono sempre occupati dei poveri. Il problema qual è? E qui cominciamo a entrare nella problematica data dal tema, che li hanno lasciati poveri. C'è nella predicazione di Gesù, però, permettetemi questa problematicità anche in lui, qualcosa che ci può essere utile per entrare nel nostro argomento, che vede l'elemosina come sospesa tra un atto di religione liberale, di religione che onora Dio, ed un gesto di giustizia umana che impedisce all'uomo di diventare subumano, peccatore, ingiusto. Per me queste tre caratteristiche sono equivalenti. Si potrebbe forse dire che Gesù distingue, e qui si può dire, opinione, tra elemosina e misericordia. Nell'elemosina c'è una mano protesa dall'alto verso il basso e c'è una mano che chiede dal basso verso l'alto. L'elemosina presuppone una disparità. C'è chi è ricco e dona, c'è l'indigente che domanda. Nel gesto di misericordia troviamo un movimento del cuore, anche un movimento delle mani, ma un movimento che nasce però da una qualche parità, ed è stato anche accennato. Due uomini si incontrano, si vedono, si guardano negli occhi, abbiamo sentito fin dall'inizio, oggi. Gli sguardi si incrociano, uno è nudo, l'altro vestito, uno ha pranzato, l'altro è affamato. Uno a casa, giaciglio almeno, l'altro è straniero. Questa vista smuove viscere antiche di compassione in chi sta meglio. Non può starsene tranquillo e far finta di niente, perché ha di fronte a sé un uguale, un uomo. E questo fra noi, tra loro due, non può essere dimenticato. Di fronte al benestante c'è un uomo come lui che però soffre, e soffre in silenzio, forse neppure chiede, come se la solitudine e l'indigenza fosse il suo ovvio destino. In chi è meno sfortunato emerge quasi una spinta improvvisa che smuove le mani ad agire e la sua bocca a parlare. Non c'è una mano aperta su cui cade uno spicciolo. C'è un uomo che va verso chi è in difficoltà. Avevo fame, non ti ho chiesto niente, ma tu sei venuto a darmi un pezzo di pane. Ero prigioniero, non ti potevo avvertire, ma tu sei venuto in prigione, tu sei venuto. La misericordia è un impulso che annulla le distanze, rende umani e degni di entrare nel regno di Dio per sempre.
Qua ci sarebbe da fare tutto un commento a Matteo 25, 35, 30, 44, che è il brano forse più laico, ma nello stesso tempo più mistico, che a mio parere c'è nel Vangelo di Matteo. Ma c'è un altro insegnamento di Gesù. Lui ha senza dubbio lasciato ai suoi amici il comando di un amore concreto, vicendevole, che diventava comando di condivisione dei beni. Senza bisogno di ripercorrere tutto l'itinerario che ha portato al comando che troviamo in Marco 6 e in Giovanni 6, con i capitoli dove si ricorda la moltiplicazione dei pani, date voi stessi da mangiare, non affidate la fame degli altri ai soldi che ognuno ha, perché può non averne, date voi stessi da mangiare. Possiamo dire che anche la primitiva comunità cristiana è altra, risolta, perché condivide quello che ha con tutti. Negli Atti degli Apostoli, al capitolo secondo, quindi all'inizio, si descrive questa vita della comunità e si dice qualcosa che avrebbe fatto esultare i nostri socialisti, utopici o non utopici, e cioè tutti mettevano tutto in comune, ricevendo dagli altri secondo i propri bisogni. Non solo, ma secondo Gesù, soccorrere il povero, e qui c'è quell'innesto tra il brano più laico che ci sia nel Vangelo di Matteo e insieme il più mistico. Perché per Gesù soccorrere il povero è soccorrere Dio. Un gesto altamente religioso, più di olocausti e sacrifici. Solo questo è salvifico. Il re, alla fine dei tempi, Dio non ci salva perché abbiamo fatto molte preghiere e molti sacrifici, ma perché abbiamo soccorso Lui in un suo figlio, pur senza saperlo che era Lui. Nel citato Matteo 25 sembra che la benedizione e l'ingresso nell'eternità beata siano legati a quest'amore misericordioso, fratelli, per Dio, amore misericordioso per Dio, che ha bisogno di essere soccorso nella miseria del figlio suo indigente. Sarebbe bello poter percorrere alcune pagine di Bonhoeffer qui. Fin qui potremmo dire che l'aiuto all'indigente sia visto come gesto religioso, dovere religioso. Tuttavia nell'insegnamento di Gesù c'è ancora qualche cosa che, ritorno a dire, non mi lascia tranquillo. C'è qualcosa che ci introduce all'elemosina anche come giustizia umana. È chiaro che quando sei giustizia umana non è più elemosina come noi ordinariamente la intendiamo, gesto liberale. Gesù infatti parla di ricchezza con questi termini, mammona di iniquità, cioè come qualcosa di assoluto, l'ha ricordato Ibrahim, come qualcosa di assoluto che il ricco è tentato di fare diventare una sorta di divinità, unica fonte di sicurezza. Mammona ha la stessa radice di amen, che vuol dire sicuro, è così, di unico criterio nelle scelte della vita. Gesù parla anche di ricchezze ingiuste, Luca 9, di inganno di ricchezze, Matteo 13, 22. Dice che è umanamente impossibile che un ricco entri nel regno dei cieli, Matteo 19. È come fare passare un cammello per la cuna di un ago. Tutto questo fa dire a Gesù che il regno di Dio ci disturba a noi questo, e dei poveri. Non vorrei arrivare alla conclusione che se l'Occidente è pingue,
questo Occidente è fuori del regno di Dio. Non vorrei fare pure io distinzione fra regno del male e regno del bene, non è questa la mentalità. Ma abbiamo sicuramente delle responsabilità. Secondo un'interpretazione abbastanza condivisibile, Gesù nel deserto fu tentato dal fascino della ricchezza. Fu tentato dal fascino dell'apparenza e perfino dal fascino del potere. Ma scelse Abba, non Mammona. Scelse il papà. Scelse Dio a cui dette il nome di padre, papà addirittura, e non Mammona. Lui si è guadagnato da vivere lavorando, fu povero, anche se non miserabile, viveva di elemosina nella sua vita pubblica, e sappiamo pure quali erano le fonti, alcune donne per esempio che seguivano il gruppo apostolico, è detto nei Vangeli, e se stiamo ad una supposizione, come vi dicevo prima, questo gruppetto che aveva la sua cassa, però aveva un budget per i poveri. In sintesi, per Gesù di Nazaret essere liberi di fronte alle cose, condividere, donare ai bisognosi è gesto così profondamente umano da essere divino, gesto di culto, liturgia sacra. Seconda cosa, il suo atteggiamento verso la ricchezza, tuttavia, fa oscillare l'elemosina tra gesto di liberalità amorevole e dunque libera e gesto di giustizia, cioè gesto che mette le cose a posto, perché questo significa giustizia, quasi restaurando un ordine primordiale infranto dalla prepotenza dei ricchi. Alla radice della questione, e qui ovviamente possiamo essere antipatici a tantissimi, alla radice della questione c'è che la Chiesa ha vissuto questi atteggiamenti del Signore, ma li ha vissuti sempre oscillando e non rendendosi perfettamente conto di quello che doveva fare. E sono stati citati alcuni padri della Chiesa, ma mica erano tutti così, professor Ion, mica erano tutti con Basilio Magno, con i cappadoci, ma assolutamente no. Anzi, si potrebbe dire che a partire dal IV secolo è lo sfarzo che entra nella Chiesa, è la ricchezza che entra nella Chiesa. Ed è può sembrare questo un segno di benedizione divina. Tuttavia, c'è una tormentata, cerco di sintetizzare, una tormentata riflessione nella Chiesa. Tra i seguaci di Gesù esiste da subito una percezione teorica abbastanza chiara. La fraternità universale e la qualità del vero uomo attribuita non più al Signore, ma all'uomo capace di servire. Mi spiego meglio. Nel riflettere su tutto questo problema, a un certo punto comincia ad esserci la riflessione paolina che nella lettera ai Filippesi, al capitolo secondo, quando comincia a parlare di chi è il vero uomo e comincia a dire che il Verbo di Dio, pur essendo di natura divina, non ritenne di avere il diritto di rapina, ma si fece di terra, umiliò se stesso, diventò servo, squalificava come vero uomo il Signore, e cioè introduceva in quella società che era essenzialmente una società signorile, basata cioè sul concetto che alcuni e soli erano i veri uomini, ed erano ovviamente quelli che si potevano permettere di fare di ogni giorno della settimana una feria. E il vero uomo era colui che si poteva permettere di non lavorare perché viveva facendo lavorare. Era una società fondata sul lavoro degli schiavi.
La ricchezza veniva creata dagli schiavi e tutto questo era perfettamente legale, perché si nasceva ricchi come si nasceva poveri. Questa percezione al contrario, che il vero uomo non fosse il Signore, ma fosse il servo, e cioè l'uomo fatto uguale agli altri, fatto di terra come tutti, ma capace di un dono che dice all'altro: io ti amo e ti servo perché voglio la tua ricchezza, la tua felicità, la tua pienezza, tutto questo diventa una specie di tarlo benefico, nella mentalità cristiana. E si vive allora, a partire dal IV secolo, e si potrebbe dire, lasciando stare, bene, si vive a partire dal IV secolo, si potrebbe dire fino al Vaticano II, si vive nella coscienza che c'è questa divisione fondamentale, atavica, che non ha scalfito Paolo né con questa, in questa lettera, neppure col bigliettino a Filemone, dove dice: sì, questo non è più tuo schiavo, è tuo fratello, però glielo rimandi indietro dicendo: disponi tu. E non comincia una vera e propria contestazione del sistema signorile, anche forse perché Paolo, con l'autorità, aveva un atteggiamento molto, non voleva rivoluzioni, quello è il punto. Bene, a somiglianza di Cristo, il Signore, l'uomo, colui che vuole essere veramente uomo, se si riconosce in questa immagine di Gesù, che pur essendo di natura divina, tuttavia non ritenne di avere nessun diritto di rapina, la traduzione ordinaria non dice diritto di rapina, dice non ritenne di tesoro geloso, ma vabbè, è più passabile, meno graffiante, ma il concetto lo rende lo stesso. Quanto però questa fraternità fosse problematica appare fra l'altro nella lettera di Giacomo, dove la Chiesa stessa, quindi siamo agli inizi, la Chiesa stessa sente il bisogno di avere una tirata di orecchi piuttosto sostanziosa. Nella lettera di Giacomo dice: è possibile che in comunità venga un uomo con tanto di anelli, con tanto, che so, forse di lettighe, e voi lo facciate sedere al primo posto. Io non, poveraccio morto di freddo, e gli dite: ma va e riscaldati, il Signore ti aiuterà. E se Giacomo sente il bisogno di queste puntualizzazioni, vuol dire che uno stile non era sufficientemente intaccato, non entrava facilmente nell'uso ordinario e nella trasformazione della vita delle persone. Bene, qual è il punto? Il punto io credo che sia questo, è stato accennato. Noi abbiamo due visioni di Dio creatore e del destino dell'uomo. Uno, in Genesi 1, dove si dice: crescete, moltiplicatevi, dominate, quindi possedete la terra. Allora abbiamo una terra che sarà di coloro che la possono dominare e possedere. Questi hanno diritto, la terra è di coloro che la possono dominare e possedere. In Genesi 2 si dice che la terra va custodita. Creò l'uomo perché custodisse. Nella prima accezione sembra realmente che la terra sia di chi la sa possedere, di chi la sa possedere e dominare. Nella seconda accezione la terra appare di tutti, e chi per caso ce n'ha un pezzo la deve custodire, ma a beneficio sempre di tutti. Traduco: la prima versione potrebbe fondare il diritto assoluto di proprietà, per cui quello che è mio appartiene a me con un diritto di, con uno ius, ve lo dico in latino che suona meglio,
con uno ius, utendi atque abutendi rerum. Di quello che è mio io ne faccio quello che voglio. Tu puoi morire di fame, io il pane lo distruggo, non ti ho fatto nessun torto, perché quello è mio. Nella seconda accezione, i beni della terra ci sono per tutti, il grano cresce per tutti, ma se cresce nella mia proprietà, cresce perché io questo grano possa farlo diventare pane per tutti. Per cui allora c'è tutto un discorso dell'accumulo della ricchezza. Nel primo caso si nasce poveri, nel secondo caso si nasce uguali e si diventa impoveriti. Se è così, a questo punto parlare di elemosina e parlare di giustizia è alternativo? O elemosina o giustizia? Oppure abbiamo bisogno di tutti e due gli atteggiamenti, di questo movimento del cuore che mi fa andare e mi fa andare verso l'altro che ha bisogno, anche se l'altro non stende la mano, proprio perché sento che un uomo non può soffrire perché è me. E dall'altra parte, se i beni della terra ci sono per tutti, il diritto di proprietà non può essere così assoluto. E ius utendi rerum, non atque abutendi, non posso abusare. Io non posso avere in Sicilia o dovunque volete voi, o in America Latina, degli appezzamenti di terreno infiniti e buttare della gente o fuori di questi terreni, oppure fare la caccia all'uomo perché se ne vadano via, dato che io lo devo dare alla Benetton per fare, non so, allevamenti, non so di quali animali, oppure per le attività estrattive delle società minerarie, eccetera. Non posso farlo. Perché la terra è di tutti. Posso custodire quella terra, ma io non posso creare il movimento attuale che è stato ricevuto dal Papa Francesco 3 volte, il movimento dei senza terra. Allora, se non esistono poveri, ma esistono impoveriti, e noi oggi forse ce ne rendiamo ancora più conto, abbiamo il dovere di chi è diventato povero per diversi motivi, per vedovanza, perché i parenti sono morti, perché è diventato orfano per orfanità, perché è straniero, e viene da ridere Katia, o da piangere, di fronte a come ci stiamo comportando, noi italiani un pochino meglio. Un pochino, ma la mentalità è sempre quella, viene da ridere o da piangere da come ci stiamo comportando con coloro che noi prima abbiamo reso poveri, poi li abbiamo privati della loro terra e poi abbiamo detto loro: crepate nella vostra terra o se volete nel Mediterraneo, o se arrivate da noi vi faremo passare tanto di quell'inferno che voi rimpiangerete di non essere annegate nel Mediterraneo. Il cristianesimo, possiamo rifarci a chi? In conclusione, credo che abbiamo bisogno di elemosina e di giustizia. Un'elemosina senza giustizia diventa forse un'affermazione della propria superiorità sull'altro. Un'elemosina che è più simile alla misericordia diventa moto del cuore e abbiamo bisogno anche di questo. Ma se non è accompagnata da un'opera di giustizia, io credo che diventa la continuazione di una enorme ingiustizia, sicuramente non voluta da Dio, perché di Dio ce n'è uno e non ci sono né un Dio maggiore né un Dio minore, né figli di un Dio maggiore né figli di un Dio minore. Siamo tutti quanti figli di Dio. In conclusione possiamo affermare, almeno per quanto mi riguarda, forse voi avete le idee più chiare,
che per quanto mi riguarda la confusione nella Chiesa è ancora molta. Non tanto a livello teoretico, perché dagli anni del Concilio più o meno il concetto di diritto di proprietà è stato messo da parte, ma nella vita pratica noi facciamo fatica, ecco, fratello Ibrahim, facciamo fatica ad affermare che non esistono poveri ma impoveriti. Ci dicono che così siamo comunisti. Facciamo fatica ad affermare che la Carta dei diritti dell'uomo è ancora appunto carta, non vita. Facciamo fatica ad affermare che l'Occidente si fonda sulla rapina, sull'impoverimento, sulla guerra, sul disprezzo della vita umana, cioè sull'idolatria del denaro, su Mammona. Facciamo fatica ad affermare che l'elemosina è necessaria per non far morire la gente, ma che il mondo ha bisogno di giustizia, di riconoscimento dei diritti inalienabili di ciascun uomo, di ciascun uomo. Facciamo fatica ad affermare che una nazione può essere ricchissima perché assassina e ladra. E facciamo fatica ad affermare che oggi l'Occidente non sta facendo nessuna elemosina a nessuno, sta soltanto ridando pochi spiccioli di quello che ha depredato. Tutto questo sotto il giudizio di Dio, che ci invita ad essere teneri di cuore, utilizzo così la parola misericordia, capaci dunque di elemosina e di dono, ma che ci invita ad essere soprattutto giusti, a mettere le cose a posto. Dio ha creato il mondo per tutti, ha dato la vita e il diritto alla vita a tutti, sta a noi riconoscere questi diritti e vivere in conformità ad essi. Prima di passare la parola al professor Ibrahim Jungo, come avrete capito, gran parte delle domande che ho rivolto a entrambi erano domande retoriche. Ero perfettamente certa che nell'uno e nell'altro caso, sia Felice che Ibrahim, ci avrebbero portato a vedere quali sono i nodi problematici di un'espressione che sembra così consueta nelle nostre vite, per educazione, per abitudine forse, e anche per fastidio. Perché una delle cose che, lo sapete meglio di me, nella vita quotidiana, rispetto all'atteggiamento di quando ci si trova a verificare il proprio rapporto con l'elemosina dal punto di vista individuale, è ricordarsi a quel punto di quelli che sono i ragionamenti generali, che dietro quell'elemosina c'è un meccanismo di immane ingiustizia universale, per cui che io faccia o non faccia qualcosa non succede niente e mi sono assolto da solo. Ma non voglio continuare, vorrei invece ringraziare Felice Scalia per averci, rispondendo alle domande elementari, ma non solo, che ponevo all'inizio, ha condotto un excursus che io trovo assolutamente necessario proprio per capire quali sono le luci e le ombre, intanto nella religione, nel pensiero cristiano e nella religione cattolica, ma anche al di là delle dottrine di cui lui è invece espertissimo, ma anche, ripeto, nella vita quotidiana. Questo rapporto con il bene e il possesso, il bene, il possesso e la giustizia, e quanto il bene e la giustizia attraverso il possesso possono entrare in rotta di collisione l'uno con l'altro e metterci in condizione di non avere più percezione degli altri esseri umani, credo che sia un passaggio assolutamente necessario e indimenticabile, uno di quelli che rendono imprescindibile il fatto di avere cultura di quello che andiamo praticando, proprio perché praticandolo ci inquieta e chiede di essere ulteriormente indagato. Adesso sono certa che il nostro Ibrahim ha a completamento e anche ad ampliamento di quanto si diceva, vuole continuare.
Sì, innanzitutto ringraziando il professor Scalia per il ragionamento e le suggestioni. Andando a riprendere quanto detto e a completare quanto detto prima, la base per ragionare sull'elemosina per noi è ragionare sulla condizione dell'uomo. Allora, nella tradizione islamica si dice che l'essere umano è compreso fra due chiamate alla preghiera, l'adhan. La prima chiamata alla preghiera è quella che il padre recita nell'orecchio del neonato. Quindi, appena entrati in questa vita, la prima cosa che il neonato sente è l'appello alla preghiera. L'ultimo appello alla preghiera che sentiamo è quello della nostra preghiera funebre, l'orazione funebre su di noi. Una volta che siamo morti, che i nostri fratelli pregano per la nostra salvezza, sentiamo il secondo e ultimo appello alla preghiera. Fra questi due appelli alla preghiera, noi ci muoviamo come si muovono i pellegrini, come sarà poi illustrato, con delle vesti senza cuciture. Il pellegrino visita la Kaaba con vesti senza cuciture e noi potremmo dire senza tasche. Fra questi due appelli alla preghiera noi ci muoviamo, utilizziamo delle cose, ma in verità non possediamo nulla. E c'è un esempio che è ricorrente dei maestri che quando devono educare i loro discepoli, spesso, si ricorda ad esempio Sheikh Ismail el-Yaqubi, un maestro siriano, il cui maestro gli raccomandò di porsi all'uscita della moschea, o potrebbe essere la chiesa, con una veste senza tasche. Spesso gli abiti tradizionali hanno le tasche, ma le tasche sono senza fondo. E quindi gli disse, tu chiedi l'elemosina alle persone, questo vuol dire umiliati, renditi mendicante, renditi povero, chiedi alle persone di darti dell'elemosina e fa che te la mettano in tasca, ma nella tasca non resta nulla. Una volta messe le cose in tasca, le cose cadono, perché le cose non ci appartengono. Allora, ragionando sull'elemosina, un aspetto che spesso dimentichiamo è quello che innanzitutto c'è un'educazione prima che al donare, al ricevere. Non è scontato quando si riceve che si riceva correttamente. Allora i maestri dicono che c'è chi si limita a ringraziare colui che dona. Noi ringraziamo colui che fisicamente ci dà qualche cosa, ci dà un beneficio e magari ci rendiamo servi di questo benefattore umano. C'è chi invece guarda oltre, ringrazia per ciò che riceve, quindi ringrazia per il beneficio, e c'è chi invece, diciamo, la vede lunga e ringrazia colui che innanzitutto permette ai donatori di donare, quindi ringrazia il Signore. Allora la giusta educazione è ringraziare in tutti e tre gli aspetti, ringraziare la persona che ci dona, ringraziare per ciò che ci è donato e ringraziare colui che elargisce innanzitutto. E questo torna a quello che è stato detto. In realtà il vero padrone è colui che in arabo si chiama Malik al-Muluk, il padrone dei padroni. Non c'è nessuno che in senso assoluto qui possegga. Ci è dato, diciamo, la responsabilità di mantenere qualche cosa, di elargire qualche cosa, e questo torna al termine arabo, vicario, khalifa, il califfo, il nostro padre Adamo, su di lui sia la pace, e così tutti noi come eredità siamo stati posti come vicari, come vicereggenti, come persone che debbono custodire e gestire qualcosa che non è loro, se non provvisoriamente. Quindi c'è un'educazione a ricevere e c'è quindi anche un'educazione al donare. La zakah, di cui ho brevemente introdotto prima la nozione come elemosina, che in effetti è una decima a tutti gli effetti, è prendere una, o fare in modo che il credente doni una parte dei suoi beni agli altri, quella è solo la base. È l'elemosina legale, diciamo, il pilastro fra i pilastri dell'Islam. A cosa serve? Serve come la preghiera rituale, ci sono 5 preghiere rituali, ogni giorno per tutti, ma questo non vuol dire certo che le persone si fermino nel loro rapporto con Dio a quelle 5 preghiere. Quelle preghiere e così quella data elemosina è la base, che è il minimo indispensabile. E cosa fa? Innanzitutto ci libera dall'idea che siamo noi individualmente ad avere il piacere di dare perché noi siamo bravi. No, innanzitutto noi con umiltà ci disponiamo ad obbedire a un comando. Ci è stato comandato di elargire, elargiamo con molta umiltà. Quindi mettendo da parte l'egoismo e mettendo da parte anche l'eroismo. Non pensiamo che tutte le persone possano elargire con abbondanza. Noi diciamo c'è un minimo indispensabile,
Così come per la preghiera c'è un minimo indispensabile per la salute spirituale di tutti, ma c'è chi si fermerà lì e c'è chi andrà oltre. Allora la zakah come precetto, come imposta legale, va a intercettare i problemi delle persone. Quindi anche noi diciamo, con un lessico che è assolutamente comune, noi diciamo che esistano huquq bani Adam, i diritti dei figli di Adamo, in quanto uomini, qualsiasi uomo, qualsiasi donna, a differenza di età, però ogni uomo, a prescindere dalla religione, ha dei diritti inalienabili che vanno tutelati, bisogna combattere per la loro tutela. La zakah va a incontrare questo tipo di esigenze. Però, come detto, è la base. Dopo il precetto dell'elemosina c'è poi insegnare alle persone a donare. Allora, il dono, che in termini generali diventa as-sadaqah. As-sadaqah, l'elemosina, diciamo, che ognuno poi dà più del dovuto quanto vuole, ha tanti nomi e ognuno di questi nomi indica un modo di donare. Per esempio al-karama è quel tipo di dono che si fa dopo che è stato richiesto. Una persona fa una domanda, ho bisogno di qualcosa, io ti rispondo col dono. Poi c'è al-jud è quella generosità che anticipa il bisogno dell'altro. C'è poi il donare senza limiti, diciamo, che si chiama al-hiba, il regalo senza condizioni. Ognuno di questi modi di donare ha delle corrispondenze nei nomi divini. Cioè colui che doni più del dovuto, del necessario, dello stretto indispensabile, non fa che avvicinarsi a Dio nell'assomigliare o nell'assumere alcune delle sue caratteristiche. Quindi al-karim, il generoso, al-jawwad, il grandemente generoso, al-wahhab, colui che dona senza limiti.